Siamo in Alta Valle Spluga, una valle laterale della Val Chiavenna. Siamo a una quota di circa 1800 metri. Quello che vedete alle mie spalle è il giardino alpino della Valcava, bandiera verde di Lega Ambiente dell'anno 2009. Il terreno su cui sorge è proprietà del consorzio Alpe Andossi. La storia del giardino alpino Valcava ha delle origini molto antiche. Già negli anni 20 un'associazione di Milano, la Pro Piante Medicinali Aromatiche ed Altri Usi, aveva realizzato un'esperienza simile nel fondovalle di Madesimo. Il terreno è calcareo e ricchissimo di flora. Nell'anno 2003, quando abbiamo iniziato i lavori, la prima attività è stata quella della classificazione della flora. Ne sono risultate 170 specie diverse. Ne sono anche risultati 10 diversi ambienti floristici, diversi in funzione dell'esposizione, soprattutto ai venti, della morfologia del terreno e dell'umidità. L'ambiente è stato lasciato in modo naturale, si svolgono attività di manutenzione, sfalcio prato a rotazione, segnaletica sui sentieri e attività sui campi. Sui campi si svolgono delle attività di ripristino di essenze antiche tipo grano saraceno, lino, orzo. In questo caso abbiamo anche introdotto dei fiori, delle specie in via di estinzione, in quanto genzana lutea, arnica, stella alpina. Questo serve anche sia alla produzione di queste essenze che alla ripopolazione del pascolo, in modo che l'essenza naturale si dissemina e ripopola il pascolo.